In diretta sulla pagina Facebook di tramanesi.it torniamo ad occuparci dell'assistenza ai disabili in scuola. Quest'oggi i lavoratori hanno aumentato la loro protesta con un presidio fisso che si ripeterà in settimana per 3 giorni. Sono qui con Giovanni Oliva del Sindacato Generale di Base. E allora, le evoluzioni, possiamo dire non ci sono evoluzioni? Buongiorno a tutti, purtroppo no. Proprio per questo siamo in una situazione di stallo in questo momento. Siamo qui e abbiamo alzato il livello della protesta con 3 giorni di manifestazioni. Naturalmente in questi giorni ci aspettiamo assolutamente delle risposte. Abbiamo chiesto al prefetto un tavolo tecnico perché sappiamo che gli attori, diciamo, in questa vicenda sono diversi e c'è bisogno di sinergia fra di loro. Puntiamo molto sulla sensibilità del prefetto e poi per quanto riguarda il sindaco. Oggi abbiamo chiesto un incontro con lui, siamo ritornati di nuovo a Trapani, siamo stati in Sicilia girovagando un po' dappertutto con manifestazioni varie, ma adesso è tempo di risposte. Adesso è tempo di soluzioni e quindi noi ci aspettiamo veramente in questi giorni tutti quanti le parti chiamate in causa ci diano delle risposte concrete. Questa gente deve tornare a lavorare, il diritto all'assistenza ai disabili deve essere riconosciuto e questo che sia chiaro. Perché è impossibile, diritti inviolabili che stanno, sono calpestati così, il diritto all'inclusione, il diritto all'integrazione. Cioè davvero è una pagina triste questa che stiamo raccontando, ma oggi è tempo di risposte e di soluzioni. Ecco, avete chiesto al comune di Trapani anche un incontro, sembra che il sindaco vi riceverà, giusto? Sì, il sindaco ci ha detto che ci riceverà, naturalmente noi, ripeto, ci aspettiamo molto da lui perché insomma, è tempo che la si finisca di rimballare le responsabilità. Sappiamo che non è facile, ma sappiamo anche che è necessario una sinergia, un tavolo tecnico che discuta e risolva le questioni. Chiarissimo, a questo punto ne approfitto per chiedere invece ad Aldo Muzzi, un altro sindacalista del Sindacato Generale di Base che è tornato quest'oggi a Trapani, quale può essere la soluzione dal punto di vista burocratico, perché alla fine mi sembra che da un lato le amministrazioni comunali si arroccano dietro un parere del CGA, voi dite che invece è già stato superato questo parere. Assolutamente sì, l'articolo 41 della finanziaria appena approvato alla Regione Sicilia bypassa naturalmente il parere, quindi non è più tempo di nascondersi dietro a un dito, è tempo semplicemente di agire, cosa che hanno già fatto alcuni sindaci della Sicilia e non capisco perché ancora il signor sindaco di Trapani, il dottore Franchida, ancora non intervenga in questo frangente per far sì che inizi definitivamente il lavoro di questi lavoratori e soprattutto che inizi anche con dignità il ripristino della legalità all'inclusione scolastica, che è quella che manca e che è venuta a mancare finora. E mancando l'inclusione scolastica, chiaramente manca anche un grande pezzo di civiltà. Certo. Un grande pezzo di civiltà. Ecco, io a questo punto ne approfitto per fare una domanda a una lavoratrice, una delle signore che stanno protestando in questo giorno. Io mi perdoni, non conosco il suo nome, quindi si deve presentare. Sono Anna Catania, assistente per i bambini disabili. Da oltre 18 anni. Ecco, infatti signora Catania, io la prima cosa che le volevo chiedere era proprio la sua esperienza, perché il problema ovviamente dal punto di vista lavorativo vostro non è una lotta contro gli assistenti che stanno a scuola e fanno il loro lavoro e fanno altro lavoro. È chiaro che tutto si basa sulla vostra esperienza lavorativa, lei ha quasi 20 anni di esperienza, giusto? E quindi una formazione che gli altri non possono avere, diciamo ciò senza troppi giri di parola. E allora io ho fatto 900 ore, ho fatto un corso di 900 ore, oltre i miei titoli di studio e ho, purtroppo lo dirò oggi in piazza, e ho avuto un'esperienza trentennale con un figlio disabile.
È chiaro che quindi conosce molto bene tutto, entrambi i lati. La disabilità, mi so approcciare bene anche con le famiglie che oggi affrontano questo grave problema, e quello che non riesco a comprendere è come il comune di Trapani, il sindaco, il primo cittadino, continua a farci venire qua a implorare in maniera così compassionevole, mi sento quasi, un diritto che è chiaro per i bambini disabili e chiaro per noi lavoratori. Ecco, vista la sua esperienza anche di genitore di un bambino disabile, la domanda può sembrare ovvia, ma quanto cambia nel rapporto personale tra questi giovani che hanno bisogno di aiuto, che trovano, avrebbero trovato solitamente in voi questo aiuto, ma che ora sono costretti anche a crearsi un nuovo rapporto di fiducia? Per loro sono dei traumi che nessuno, normalodato, potrà mai capire. Nessuno. Perché loro vivono di quotidianità, di abitudini, per placare la loro ansia. Ripetono le stesse cose affinché tutto quello che a loro è sconosciuto, e rifacendo le stesse cose, plachino la loro ansia e hanno un punto di riferimento soprattutto. Per loro è importante questo. Io nella scuola dove lavoro ho bambini, inizio alle 8:30, alle 8:35 l'insegnante di sostegno mi porta il primo bambino. Ma sa perché? Perché intanto lui vuole iniziare la giornata con me. E quindi mi vuole vedere, l'abitudine è mi vuole vedere, ci abbracciamo, parliamo due minutini, lo riporto in classe sereno e tranquillo. Chiaro. E così anche con gli altri. Chiarissimo. Al di là di tutto quello che poi facciamo per loro, che non ci fermiamo davanti a niente, mi creda. Non ci fermiamo davanti a niente, andiamo anche oltre quello che consente il nostro ruolo. Però, e lo so che lo fanno anche le mie colleghe, perché tutti noi qua in questa piazza, e lo possiamo gridare, facciamo questo lavoro con il cuore. Io è un discorso a parte, perché ho un vissuto personale e continuo ad averlo, perché ho anche un nipotino. Io oggi qui lotto per il lavoro e per tutti i bambini, compreso il mio nipote. Chiarissimo. Ecco, per concludere, Giovanni Oliva, io ti volevo chiedere, oggi la prima giornata e poi le altre giornate di presidio, quali saranno? 22 e 23, e torno a ripetere, veramente, ci aspettiamo delle risposte e delle soluzioni definitive. Tra l'altro, quando si diceva che l'articolo 41 approvato recentemente dalla Regione Sicilia ha comunque di fatto superato il parere del CGA, dico, è evidente anche dal fatto che a Licata, per fare un esempio, il servizio dopo Pasqua è stato riattivato. Okay. E possiamo anche dire benissimo che a Milazzo, per esempio, non si è mai fermato. Allora, qui dobbiamo veramente sederci e capire quali sono le soluzioni da prendere, perché credo che ci sia davvero la possibilità di poter chiudere questa triste pagina. Chiarissimo. Signora, mi dica. Vorrei che il sindaco comprendesse che non siamo qui per passare tempo, ma aspettiamo soluzioni da lui, perché saremo qui tutti i giorni della nostra vita. Chiarissimo. Si devono trovare. Non c'è altro da aggiungere dal mio punto di vista. È un momento molto difficile per questi lavoratori, ma anche per coloro che ne soffruiscono. Da Francesco D'Antino è veramente tutto per trapanisi.it.